Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in questo video Baby Boomer. Allora, questo Baby Boomer ci fa venire i capelli dritti. Voglio farvi vedere come faccio un Baby Boomer partendo dalla struttura, quindi ricostruendo l'unghia con la nail form. Ora, qui vi ho lasciato anche un pezzetto di quando applico la nail form, ma ci sono un paio di video più specifici su come applico la nail form per la forma mandorla. Ve li lascio qui in alto a destra e quindi sto andando a posizionare la mia nail form. Io, come dico sempre in altri video, non ho le mani da modella, le mie dita sono storte, infatti vedete come dovrebbe essere il dito dritto e invece va tutto verso destra, quindi cerco di mettere la nail form più verso sinistra proprio per cercare di fare come effetto ottico che non vada appunto tutto verso destra. Va bene. Adesso quindi vado a finire di applicare la mia nail form, mi taglio anche l'eccesso di cartina che comunque non mi serve, mi ingombra visto che comunque non utilizzerò tutta questa lunghezza e quindi mi vado a togliere l'eccesso. Allora, io secondo me per quanto riguarda il baby boomer, il baby boomer per eccellenza che regna sovrano, secondo me, è sempre quello fatto in acrilico, perché si fa in un attimo, viene perfetto, le sfumature vengono perfette e quindi il vincitore per me è comunque sempre l'acrilico, ma io non utilizzo acrilico, l'ho utilizzato per un po', ma purtroppo l'odore l'odore che vuol dire che, non, che è tossico, ma è semplicemente che è un odore, non mi consente di utilizzarlo. Allora, qui vado ad usare questo gel bianco che mi sono fatta io perché ho miscelato del gel trasparente con un gel bianco costruttore. Sono entrambi costruttori questi gel che ho miscelato. E quindi mi sono tirata fuori un gel meno gesso, non è più così bianco gesso. E trovo che per fare questo effetto sia meglio piuttosto che utilizzare un bianco gesso. Quindi mi vado a creare l'allungamento del bordo libero direttamente con il bianco e mi vado anche già a fare la forma dell'unghia finale, quindi della mandorla in questo caso, e vado in lampada. Prendo un altro po' di prodotto e continuo a metterlo dove già l'avevo posizionato. Faccio questo in due o tre passaggi perché questo gel è autolivellante e tende a spostarsi durante la lavorazione e quindi mi trovo più comoda a farlo in due o tre passaggi. Adesso sto sfumando, praticamente vado sulla linea del mio sorriso e vado poi a sfumarlo verso la cuticola. Qui faccio vedere che c'è un avvallamento. Se non lo riempio subito quell'avvallamento con il bianco, dovrò andarlo a riempirlo con il rosa. E poi che succede? Che quando vado a limare, la sfumatura non esce più fuori perché c'è tanto rosa, visto che mi doveva riempire quel buco. E allora faccio una terza passata con il bianco in modo da appunto crearmi la giusta struttura e in modo che non debba poi andare a riempire troppo con il rosa. Ugualmente lo sfumo un pochino verso la cuticola, ma non è che ci sto perdendo troppo tempo, come vedete è proprio giusto una cosa così, tanto per non avere la riganetta. E quindi vado in lampada. Ora, con questo rosa, che è quello che ci eravamo fatti insieme, che vi ho fatto vedere anche nel video precedente dove ho ricostruito il mignolo, ci ho aggiunto un altro po' di rosa perché non era abbastanza rosa e quindi ci ho aggiunto un altro po' di semipermanente rosa e adesso mi piace di più. Quindi sto andando a finire la struttura e quello che sto facendo lo vedete.
Quindi mi concentro abbastanza prodotto nel giro cuticole e poi lo tiro giù. Giro la mano perché anche lui è bello autolivellante e quindi durante la lavorazione mi si sposta. Adesso vado in lampada e farò la seconda passata anche del rosa. Ecco qua, mi concentro anche qui nel punto di stress dove il prodotto mi mancava e quindi mi vado a finire di costruire la mia bombatura, sfumo verso il bianco e vado in lampada. La pinzatura, come ho già detto, preferisco farla in questa fase e non durante la fase dell'allungamento del bordo libero e quindi ho messo la pinza e ho finito la polimerizzazione in lampada con la pinza inserita. Qui mi era scappata, ma vabbè, dopo l'ho reinserita e sono andata in lampada. Quindi, uscita dalla lampada, questo è il risultato. Curva C presente, assolutamente sempre presente, e poi comincio con la mia solita fase di limatura per la mandorla. Comincio in questo modo a far riuscire il bianco, visto che praticamente sto andando a limare il rosa, quindi quel rosa che ho tirato verso la punta, con la fase di limatura, il rosa si consuma e riesce fuori il bianco. Quindi sto andando comunque a darmi la forma che più preferisco. E continuo a togliere eccessi di prodotto e poi andrò ad utilizzare anche la punta fresa perché comunque nel giro cuticole in questa zona qui io assolutamente faccio tutto con la fresa. Questa è la punta extra fine e appunto, inutile che mi ripeto, vado a terminare la fase di limatura. Come vedete, mi concentro abbastanza anche sulla punta per consumare il gel rosa e far sì che il bianco possa riuscire fuori. Però chiaramente, insomma, bisogna sempre darsi una regolata, no? Con lo spessore e tutto quanto. Finisco la fase della limatura con la lima perché a me piace finire la limatura con la lima, trovo che sia più definito il lavoro. E infine con il buffer vado a lisciare tutta la superficie dell'unghia e togliere le righe che può aver lasciato la lima.
Quindi vado a sigillare e potrei anche dare ancora uno strato di rosa, se preferisco, oppure di un bianco lattiginoso. Questi sono un po' gusti personali, però in questo caso sono abbastanza soddisfatta e quindi vado a sigillare e vado a chiudere. Ed ecco qua, questo è il risultato finale. Se già non l'ho caricato o lo caricherò dopo, comunque in alto a destra vi lascio le altre due unghie che ho fatto in struttura con Acrygel. E un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!